Benvenuti in un nuovo video e oggi voglio parlarvi di Merlin, una serie TV secondo me molto ma molto molto bella. Ora, prima di iniziare voglio farvi giusto un po' di spam, quindi se volete iscrivetevi al canale, poi successivamente se volete mettete mi piace, commentate e condividete su questo video qui perché naturalmente può aiutarmi a crescere questa cosa. Spam è finito, iniziamo subito con la serie. Allora, inizierei il video dicendo giusto un paio di cose sulla serie dal punto di vista proprio dei dati, semplicemente. La serie è stata creata dalla Shine Limited, una compagnia privata che poi però ha trasmesso la serie sulla BBC in Inghilterra. Nel 2008 questo succedeva e l'ultima stagione è andata in onda nel 2012. Però già quando uscì, diciamo, la prima stagione nel 2008, la serie ebbe un successo abbastanza grande e questo, diciamo, invogliò tante altre reti televisive a prendere diritti per poter trasmettere appunto gli episodi anche nei propri stati e infatti così arrivò. Tra le altre cose, anche in Italia nel 2008 già, e l'ultima stagione arrivò nel 2014. Tra le altre cose, io mi ricordo di quel periodo lì, mi ricordo che ogni tanto guardavo gli episodi di Merlin già al tempo, non vidi tutta la stagione né tutte le stagioni in generale, però qualche episodio lo vidi già al tempo. Oltre a questo, vi voglio dire che ci sono 5 stagioni, ogni stagione ha 13 episodi e ogni episodio dura circa un'oretta, quindi non è poco il tempo che ci vuole per vedere la serie, ma effettivamente secondo me ne vale la pena, perché comunque la serie, come dicevo, è molto bella personalmente. Ora, detto questo, che era giusto un accenno per farvi sapere quanto dura la serie, vi voglio parlare giusto un po' della trama. Un accenno comunque. Allora, la trama, per chi magari l'ha già capito, comunque per chi già lo sa, è ispirata al ciclo arturiano. O detto anche bretone, ovvero la leggenda di Re Artù, infatti Merlin, Merlino, no? All'interno appunto della serie noi seguiremo Merlino, il nostro personaggio principale, mentre si muove appunto a Camelot e incontra, no, i vari personaggi della leggenda, quindi incontra Artù, incontra Uther, il padre di Artù, incontra Morgana, incontra Ginevra e piano piano incontra anche tutto il resto, diciamo, dei cast, quindi i vari cavalieri della Tavola Rotonda e così via, così via. All'interno, appunto, di questa storia, come dicevo, noi seguiamo Merlino e iniziamo a seguirlo da quando è molto giovane e da quando è molto giovane anche Artù. Infatti, il primo episodio della prima stagione avviene nel momento in cui la madre di Merlino decide di mandarlo a corte, a Camelot, a aiutare, diciamo, Gaius, il medico di corte. Perché comunque la madre di Artù conosceva questo Gaius. Noi si scoprirà più avanti nelle stagioni come mai c'era questa conoscenza e perché l'ha mandato direttamente lì, ma voi dovete scoprirlo soltanto guardando la serie. Appunto, all'interno del primo episodio si mettono in moto tutti quelli che saranno appunto le situazioni per far sì che Merlino rimanga a corte e rimanga vicino Artù. E il motivo per cui, diciamo, succede questa cosa è che praticamente Merlino litiga con Artù in poche parole, si mettono a fare una specie di rissa e alla fine vince Merlino, cosa che naturalmente non rende per nulla contento Artù, che in poche parole obbliga Merlino a diventare il suo servitore personale e questo naturalmente per vendetta personale, perché naturalmente, visto che è il suo servitore, può fargli fare tutte le cose più brutte, tipo puliscimi gli stivali, vai a spalare la merda dei cavalli, cose del genere. Quindi, praticamente, proprio per vendetta personale nasce quello che è, diciamo, poi il rapporto che ci sarà tra Artù e Merlino. E poi, naturalmente, questo fa sì che Merlino entri a corte e inizi, appunto, a conoscere i vari personaggi della storia. All'interno dei vari episodi, delle varie stagioni, ci saranno su per giù sempre queste cose qui, ovvero un nemico che può essere uno stregone cattivo, oppure un mostro particolare, oppure una maledizione, per esempio, che appunto minaccerà Camelot e i suoi abitanti, in poche parole. Per sventare questa situazione ci vorranno naturalmente Artù con la sua spada e la sua forza, il suo coraggio, però ci vorrà anche naturalmente Merlino con la sua magia, oltre naturalmente a tutto il cast di altri personaggi che poi incontreremo. Qual è il problema però di questa situazione? È appunto la magia di Merlino, perché in questo momento a Camelot
c'è un odio veramente viscerale per tutto quello che è magico o che è magia. E infatti, per tantissimi anni, Uther, il padre di Rettù, sta mandando avanti una guerra contro chiunque pratichi magia all'interno dei confini di Camelot, in poche parole, e questo ha portato alla morte di tantissime persone, tantissimi maghi, per l'appunto, e anche diciamo, all'emigrazione di tantissime persone da Camelot agli stati limitrofi, in poche parole. E appunto all'interno delle stagioni tanti dei problemi che verranno a nascere contro Camelot e contro i suoi abitanti saranno proprio tramite questa cosa qui. Infatti, magari stregoni a cui è morto magari qualche parente per via di questa guerra, oppure qualche maledizione che sta scatenata contro Camelot, tutto questo proprio per il motivo del fatto che Uther sta da tanti anni combattendo la magia. Non voglio dirvi oltre in realtà perché poi, come dicevo, gli episodi saranno su per giù così, quindi nemico sconfiggi nemico, però piano piano facendo questa cosa si sviluppano naturalmente poi gli intrecci di rapporti tra i vari personaggi, quindi Artù, Ginevra, Morgana, Merlino e così via, e anche piano piano svolgeranno anche altri eventi, perché comunque nonostante ci siano solo 5 stagioni, la storia ricopre tanti tanti anni, con naturalmente dei salti temporali ogni tanto. E questo naturalmente farà sì anche che ci siano dei cambiamenti, naturalmente poi, che sono i cambiamenti più importanti, quindi quelli che fanno effettivamente procedere la storia. Però naturalmente questi ve li lascio scoprire a voi, nonostante che se sapete un pochino della leggenda di Re Artù, alcune cose magari potete intuirle, ecco. Detto questo, io direi che si può passare all'ultimo punto che è personalmente quello che volevo portarvi più intensamente, ovvero perché io apprezzo questa serie qui. In realtà il motivo principale è il come è scritta la serie, ovvero quanto sono stati bravi gli scrittori della serie, nonostante abbiano preso un ciclo famosissimo di cui ce ne sono nati film, libri e probabilmente anche altre serie TV di cui non conosco, quindi uno dei cicli, diciamo, leggendari più utilizzati nell'immaginario comune, siano comunque riusciti, appunto, gli scrittori a creare una serie abbastanza interessante, abbastanza, diciamo, diversa da farti appassionare. E appunto, sono riusciti a fare questa cosa qui in vari modi. Prima di tutto, secondo me, hanno fatto, diciamo, dei personaggi molto credibili e molto interessanti che ti fanno appassionare naturalmente la serie. Secondo me, che tra le altre cose, forse il punto che io preferisco di tutto questo è il modo in cui sono riusciti a inserire la comicità all'interno della serie. Infatti, ci sono tante volte in cui ci sono magari degli episodi un pochino più pesi, un pochino più cupi, però, nonostante questo, gli scrittori sono riusciti a metterci all'interno di questi episodi dei momenti di comicità che appunto ti fanno abbassare un pochino la tensione e ti fanno vedere l'episodio con più tranquillità, secondo me. È proprio un mio personale, diciamo, una personale sensazione comunque. Però la cosa che mi ha comunque sorpreso è come siano bravi appunto gli scrittori a mettere questi momenti di comicità all'interno di queste situazioni abbastanza difficili. Perché certo, poi ci sono magari degli episodi dove c'è solo magari comicità e appunto che nascono giusto per far ridere lo spettatore. E questi naturalmente sono simpatici e va bene. Però secondo me la parte più difficile è inserire una battuta che fa sorridere lo spettatore all'interno magari di un episodio dove c'è qualcosa di particolarmente tragico che sta succedendo. E questa cosa non è facile proprio per il motivo che se la battuta la metti nel momento sbagliato puoi far arrabbiare lo spettatore, in poche parole. Perché se io sto guardando un episodio, c'è qualcosa che sta succedendo che è importante, e qualcuno fa la battuta nel momento sbagliato, la cosa mi può far arrabbiare per il motivo che comunque mi distoglie l'attenzione da quello che sta succedendo. Invece, se la battuta è fatta bene e nel momento giusto, mi può portare avanti, diciamo, nella trama dell'episodio, però comunque ti fa sorridere, ecco. Quindi secondo me questo è veramente bilanciamento, ecco, direi così, il bilanciamento della comicità all'interno degli episodi è fatto veramente veramente bene. Questo secondo me è uno dei punti cardine, diciamo, del come mai questa serie è uscita così bene. E
ciliegina sulla torta, naturalmente il fantasy. Devo dire che io sono un grande amante, come magari già avete intuito avendo visto altri miei video, e devo dire che appunto all'interno degli vari episodi ci sono tante cose che appunto richiamano il genere, quindi mostri, magie, cose del genere, maledizioni, cose che appunto mi intrigano, mi piacciono e quindi mi spingono a vedere tutti gli episodi della serie TV. E niente, direi che siamo arrivati in fondo. Ripeto, secondo me veramente è una cosa da vedere questa serie TV, perché comunque chi ha scritto questa serie deve essere veramente un genio, perché secondo me è stata fatta veramente, veramente bene. Detto questo, se volete, commentate qui sotto. Magari avete già visto la serie, oppure ancora non l'avete vista, ma ne avete già sentito parlare, oppure addirittura non l'avete ancora vista, ma dopo aver visto questo video qui vi ispira a guardarla. Quindi, naturalmente, fatemi sapere un po' come la pensate. Poi, detto questo, naturalmente, se volete, iscrivetevi, commentate, condividete e mettete mi piace su questo video qui perché può aiutarmi a crescere, come dicevo all'inizio. E ci si vede probabilmente venerdì con un video delle news. Buona giornata!